Ultima giornata di votazione online, oggi per un prestigioso torneo europeo di Poetry Slam, in gara anche un sardo, lo zierese Sergio Garau, ne parliamo con Giacomo Serrei. C'è un giovane poeta sardo che si è imposto ai vertici del Poetry Slam in Italia, una competizione orale tra poeti nata negli Stati Uniti nel 1987, nella quale il pubblico presente designa il vincitore e dove diventa determinante anche la presenza scenica, al punto da trasformare il poeta in un autentico performer. È Sergio Garau che spiega quanto si stia affermando in Europa questo particolare contest. In Germania vengono fatti centinaia di slam ogni mese regolari. E il pubblico pagante è 5 euro tendenzialmente e gli slam grandi arrivano a 400 persone. Ora è in gara per accedere all'European Poetry Slam che si terrà il 14 febbraio a Reims in Francia. Basta votarlo online nel concorso organizzato dal prestigioso canale europeo Arte, nel quale il giovane poeta sardo deve vedersela con rappresentanti di Spagna, Germania e Inghilterra, selezionati insieme a lui che intanto è in testa alla classifica, perché hanno vinto lo scorso anno un concorso nazionale o internazionale, mentre hanno già ottenuto l'accesso alla finale campioni di Francia, Scozia e Portogallo. Votatelo sul sito del canale televisivo Arte se vi piace il suo stile poetico, che qui sembra strizzare l'occhio ai futuristi. Croce, cerchio, 1-0, 1-0, croiz, 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 ksiji, kuko, i-o, i-o. I love New York, I bomb, Iran, I love Iraq, I bomb, New York. Se Garau vi è piaciuto potete esprimere un voto online. Ora parliamo di calcio. Il rigore trasformato al 91esimo da Danilo Avelar rappresenta una bella botta di autostima per il Cagliari. Zola vede il rossoblù in